Siamo qui oggi con la dottoressa Maria Elena Taormina, direttore del personale responsabile della sala crisi ENAC. Potrebbe presentarci la sala crisi? Sì, mi fa piacere. Allora, la sala crisi dell'ENAC nasce nel 2010 con un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato l'ente a istituire una sua e a costituire una sala crisi deputata a gestire tutti, dal punto di vista sia gestionale che organizzativo, tutti gli eventi calamitosi che potevano interessare il settore del trasporto aereo e di porsi, quindi la sala crisi dell'ente ha proprio l'obiettivo di porsi come punto di riferimento in tutti quei casi di emergenza riguardanti sia il campo della safety che il campo della security. L'ufficio dipende funzionalmente dalla direzione generale dell'ente ed è composto da una sala situazioni e da una sala decisionale. La sala situazioni è una sala che opera H24 ed è composta da 4 unità di personale che lavorano stabilmente. H24 come? In realtà ci siamo arrivati ad una reperibilità H24 perché noi abbiamo dei funzionali che sono reperibili dalle 8 alle 20 di sera con una turnazione e poi un pool di funzionari reperibili invece mediante un sistema informatico, un operatore virtuale che permette di essere sempre rintracciati dagli altri soggetti coinvolti e interessati al settore aeronautico nel momento in cui, nel caso in cui si verifichi un evento di particolare gravità afferente il settore del trasporto aereo. Senta, in caso di emergenza, come per esempio la chiusura dello spazio aereo o un inconveniente aereo, come interviene la sala crisi e come coordina l'intervento? Nel caso appunto si verifichi uno di questi eventi, diciamo che la sala crisi interviene proprio con un forte coordinamento, cioè si pone come punto di riferimento per ottenere in tempo reale e immediato le informazioni utili che poi possono essere date e comunicate a tutti gli altri soggetti coinvolti. Quindi la sala crisi opera in maniera stabile con più soggetti deputati istituzionalmente all'emergenza. Penso al Dipartimento della Protezione Civile, penso al Ministero dell'Interno, alla Pubblica Sicurezza, ai Vigili del Fuoco, quindi Viminale, oppure le Capitanerie di Porto, la NSV. Ci sono dei soggetti con i quali noi dobbiamo comunicare, o il nostro Ministro Vigilante, anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dobbiamo cercando di avere in tempo reale le informazioni utili per poi prendere le decisioni susseguenti. Qual è l'organizzazione della sala crisi? Da chi è composta e come operano i suoi addetti? La sala crisi è composta da una sala situazioni e da una sala decisionale. La sala decisionale è composta da tutti i vertici dell'ente e quindi il presidente, il direttore generale e tutti i nostri direttori centrali che governano i vari settori rilevanti dell'ENA, il direttore centrale coordinamento aeroporti, safety, il centrale stabilizzazione e sicurezza, la direzione operazioni che coordina tutta la parte dei vettori. Diciamo, siedono al tavolo tutti i soggetti che poi sono in grado di innanzitutto avere l'informazione sull'evento stesso, quindi se accade un inconveniente ad un vettore, noi dobbiamo avere in tempo reale tutte le informazioni che ci permettono di identificare il vettore, di poterci coordinare poi con la direzione aeroportuale coinvolta, se l'inconveniente coinvolge sicuramente una direzione aeroportuale da dove l'aereo parte o da dove l'aereo deve arrivare. E quindi si attiva una sala decisionale che è poi in grado di prendere decisioni del caso e di fornire l'informazione sia ai media, chi è agli altri soggetti istituzionali e infine al passeggero e all'utente. Quali sono le situazioni standard e gravi in cui interviene la sala crisi? Ma sono molteplici e si differenziano a seconda del tipo di evento che si verifica. La sala crisi non è un ufficio solo deputato a gestire l'emergenza in casi diciamo rilevanti o disastrosi solamente, ma anche in caso di eventi programmabili. Eventi programmabili abbiamo gestito per esempio il G8 oppure workshop internazionali, è affidato alla sala crisi anche la gestione del cerimoniale di Stato dell'ENAC, quindi tutto ciò che riguarda un po' più una rilevanza internazionale dell'evento stesso. Poi abbiamo accanto la vera attivazione della sala crisi nel momento in cui c'è un evento che riguarda o la safety o la security.
Allora, a seconda del tipo di evento, noi abbiamo una priorità di intervento, abbiamo definito nella nostra procedura organizzativa che disciplina il funzionamento della sala crisi, che è una priorità di intervento alta se l'evento è proprio gravissimo, entro un'ora, media entro 6 ore, oppure bassa, soprattutto negli eventi di tipo programmabile, oppure una manifestazione aerea, eccetera, entro le 12 ore. Per concludere, quali sono state le situazioni di crisi finora affrontate e più impegnative per la struttura? Quest'inverno abbiamo avuto l'evento neve. L'evento neve in realtà può sembrare un evento non particolarmente grave, no? Dal punto di vista, eccetera, meteorologico, diciamo. Ma per il settore del trasporto aereo ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto perché quest'inverno nel centro e nord e sud Italia la penisola è stata investita proprio da questa ondata di neve e ciò ha comportato un blocco anche dell'operatività aeroportuale. Quindi c'è stata la necessità di attivare la sala crisi H24, di porre in essere uno stretto coordinamento tra noi e le varie direzioni aeroportuali, quindi le dipendenti ENAC che davano notizia sullo stato del mutare delle condizioni meteorologiche in aeroporto. Noi avevamo la notizia, la potevamo comunque riferire alla Protezione Civile, insieme alla Protezione Civile prendere le decisioni più opportune nel caso in cui magari ci fossero rimasti passeggeri a terra e quindi la quantità di passeggeri rimasta a terra perché magari l'aeromobile è gelato e non ha potuto decollare, insomma gestire insieme. E questo ha portato un'attivazione della sala crisi aperta H24 a disposizione dell'utenza interna ed esterna.